Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata delle pillole di Elicia. Quest'oggi siamo in un luogo che solitamente vediamo al maschile, cioè una carrozzeria. Siamo esattamente alla carrozzeria Fiume di Brescia con Barbara, la titolare della carrozzeria Fiume, nella quale lavora da quasi 20 anni. Ciao Barbara. Ciao Elicia, buongiorno, grazie a tutti. Allora, quest'oggi, oltre a conoscere ovviamente il lavoro della carrozzeria, io vorrei conoscere proprio te, Barbara. E quindi ho portato i tarocchi, ho portato le carte per farti qualche domandina che sia un po' speciale per poterti conoscere e quindi per poterti raccontare a chi ti conosce già e che magari vuole scoprire qualcosa in più, o a chi non ti conosce, che arriva alla carrozzeria Fiume e dice: vediamo un po' chi è questa Barbara. Sei pronta? Va bene, sono pronta. Sei pronta? Sì. Sei pronta quindi a scegliere ben 5 carte. Okay. Io direi le mischio, faccio due mazzetti, A o B? B. B. Adesso quando mi dici stop, okay, tengo la carta. Stop. Uno. Stop. Due. Stop. Tre. Stop. Quattro. L'ultima. Stop. Cinque. Ecco qua che mi stavano cadendo le domande di questa bellissima intervista. Allora, partiamo subito con una domandona che sicuramente ti piacerà. Pronta? Pronta. In che modo la tua vita ha superato le tue aspettative? Ullala. E qui ci si può raccontare di tutto. Eh beh, la mia vita ha superato le mie aspettative, sì. Non avrei mai pensato di gestire un'azienda di questa grandezza, di operare anch'io manualmente nel fare le macchine, oltre che ovviamente a tutto quello che ne consegue la gestione di un'azienda, quindi anche la gestione del sinistro e degli incidenti dei clienti o delle necessità dei clienti. Cosa che succede al momento clou, quando c'è un incidente, si chiamare chiama. Barbara. Chiamare Barbara. Aiuto Barbara, ho fatto un incidente, cosa devo fare? Ti va di raccontarci, magari visto che è saltato fuori nella domanda, che cosa bisogna fare nel momento in cui avviene un incidente e quindi come strutturare la gestione del sinistro, appunto? Ma la primissima cosa, appunto, è chiamare in ufficio, chiamare al cellulare, tanto ormai i contatti ci sono ovunque, e da lì mandare la constatazione amichevole o la denuncia del sinistro che si è fatto e si è subito, e da lì si procede con la gestione. Quindi prendo tutto carico io della burocrazia, con i contatti con l'assicurazione, col perito e quant'altro, e il cliente in sostanza mi deve portare solo la macchina quando ci accordiamo e poi viene a riprenderla, basta, e non paga nulla. Quindi tutto fare, cioè tante volte magari si pensa chiamo l'assicuratore piuttosto che, invece basta chiamare la carrozzeria, e poi magari non tutte le carrozzerie chiamate carrozzeria Fiume, dove Barbara è appunto specializzata, esatto, nel seguirvi a 360 gradi. Esatto. Andiamo avanti con le domande? Vai! Hai tatuaggi? E se sì, quali hai e dove li hai? Okay. Tutti i tatuaggi hanno un significato, quindi ci devi spiegare. Ho tre tatuaggi, sono due nomi delle figlie, sulle due braccia qua, e una frase del mitico Vasco Rossi qui. Quindi sei una fan di Vasco? Sì, un pochino sì. Un pochino. Tutta la musica italiana, però Vasco principalmente sì. Cosa non ami di te stessa? Sai che sono arrivata ad oggi ad amare tutta me stessa. Bravo. Prima del ci tempo. Dici cosa hai fatto per arrivare a questo risultato? Penso di essere maturata, e forse quello che non mi piaceva l'ho modificato. Perché io penso che insomma, la vita è una, c'è questa frase detta, la vita è una e bisogna viverla bene. E è vero così, nel senso che se c'è qualcosa che non va bene di te, ti autoanalizzi e capisci che quel lato lì non va bene perché hai degli scontri, hai quant'altro. Quindi si modifica, si può modificare. Quando ero un pochino più giovane, insomma, si faceva fatica perché c'è più testardaggine, adesso modificandosi si riesce. Non è un percorso semplice, diciamo, no, prendere no, in mano no. Determinate cose
No, perché poi hai, comunque facendo anche così, questo, intraprendendo questo percorso, hai degli scontri sempre continui. Però dai, arrivata ad oggi sono soddisfatta pienamente. Senza rimpianti. Senza rimpianti, allora, nella mia vita non ho rimpianti. L'unico rimpianto che posso dire, lo dicevo prima, l'unico rimpianto che ho è che, siccome è 20 anni che vado a Formentera in vacanza, di non aver mai acquistato una casa a Formentera. Però ovviamente all'alba dei 20 anni non hai questo aspetto mentale di poter acquistare. Si sa mai che in un futuro il tuo sogno non si realizzerà. Non si sa mai. Sì, beh, i sogni basta averli ben chiari che prima o poi si realizzano, se vuoi. Quindi, dicono. E comunque non è male avere una casa a Formentera, anzi, magari ci posso venire anch'io a trovarti. Di sicuro. Per le feste siamo sempre pronti. Pronta per la prossima? Vai. Allora, questa è una domanda che a me sta a cuore. Il tuo nome ti piace oppure no? E se non ti piace, come ti saresti voluta chiamare? No, te lo dico perché da Elicia... Ma allora, il mio nome è... Allora, mi piace. Diciamo che sono nata con questo nome. Non mi sono mai chiesta particolarmente se mi piaceva o meno, nel senso... Ti sei sempre sentita Barbara? Mi sono immedesimata in Barbara, e Barbara sia. Chiaro che ci sono dei nomi che mi piacevano di più e quant'altro, però ho fatto questo ragionamento sulle figlie. Quindi le figlie le ho chiamate con i nomi che mi piacevano. Quindi l'ho ribaltato. Ovviamente loro si sentiranno o non si sentiranno. Che ovviamente non gli piacciono, però vabbè, è così, fa parte della... Bisogna tenerselo il nome. Sì. E quindi tu ti senti proprio Barbara. Io mi sento Barbara, sì. Sì, anch'io, nonostante abbia un nome un po' complicato a volte da pronunciare, anche da capire, da ricordare, comunque, bene o male, mi ci sento, non mi ci sentirei con un nome forse di me. No. L'ho accettato, inizialmente era difficile, soprattutto quando ero bambina, timida, e tutti mi chiedevano, ma perché? Ma... Non Elisa, Elicia. Esatto. Allora, bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Sempre dicono di dire sempre mezzo pieno. No, sempre ottimista, sempre positiva nelle situazioni. Bisogna trovare sempre il lato positivo comunque dappertutto, che c'è. Se una situazione o un particolare momento della vita è negativo, c'è sempre un perché, ma bisogna sempre tenere l'orizzonte ben chiaro, quindi sentirsi bene, lo star bene, fare quello che ti fa star bene. Cioè, io quando ho iniziato a lavorare qui, ho iniziato perché era l'azienda dei genitori. Ne ho sentite su una valanga da mio povero papà, che purtroppo l'anno scorso ci ha lasciato, e l'ho un po', non odiato questo lavoro, però ho detto, ma cosa mi sono andata a fare? Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Poi nel tempo, quando cominci, perché dopo ogni cosa non è bianca e nera, cioè, insomma, c'è questo grigio e bisogna memorizzarlo bene, perché una volta si ragionava, cioè almeno io tempo fa ragionavo o bianco o nero, cioè così o così, invece no, ci sono le situazioni di mezzo, e sono proprio quelle situazioni che ti fanno render conto che stai affrontando delle situazioni per cui non ti trovi bene, ma hai delle soddisfazioni, perché poi ovviamente devi trovarle queste soddisfazioni nel tempo, se no altrimenti bisogna cambiare strada, ecco. Esatto. Non è che è tutto fiori. Tutto rose e fiori, scusa, mi sono incartato. Però niente, così, secondo me è sempre essere ottimisti e guardare al lato positivo, sì. Direi che bisogna un po' imparare da te, Barbara Hyde, una bella visione positiva del mondo e delle cose, nonostante comunque la vita non sia sempre facile, no. Come dicevi, rose e fiori. No, spero di trasmetterlo. Principalmente alle mie figlie, ovviamente, ma a tutti, anche a voi che ascoltate, perché, e lo trasmetto anche ai clienti, questo, che è un plus valore, perché va bene il cliente, ovviamente si lavora per i clienti, ma
creare quell'empatia col cliente, creare quel rapporto, non dico di amicizia perché non con tutti può nascere, però avere questa frase che mi dicono sempre: tu Barbara mi piaci perché quello che dici fai. Quindi se io dico che è impostata così la gestione di una pratica più che una riparazione, quella è. Molte volte il cliente non si fida totalmente di me, che mi dice: ma sì, dai, non farmi vedere niente. No, io tu vieni qua, ti faccio vedere i pezzi che ho cambiato, ti faccio vedere quanto olio, perché facciamo anche i tagliandi, anche una parte di meccanica, quanto olio e com'era il tuo olio, il tuo stato dell'olio cambiato. Ti faccio vedere i documenti che hai firmato, te li spiego, quindi c'è anche un'assistenza sulle polizze del cliente, quindi molte volte non vengono molto lette, quindi stiamo lì 10 minuti, le guardiamo insieme, quando ci sono i danni grandine, atti vandalici, danni indiretti, quindi non incidenti, però ecco, c'è tutto un mondo e spero che, cioè vedo nel cliente, nei risultati che ho dato ai clienti, che trasmetto questo al cliente stesso, perché torna per fiducia, questo è. Ed è bello, cioè una bella, sì. Non è un bicchiere tutto pieno. Un bicchiere tutto pieno. Poi brindiamo, Ovviamente. Ultima domanda che ti farà parlare, ovviamente, già l'abbiamo accennato. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Abbiamo già detto che lavori in carrozzeria, però adesso hai modo con questa domanda di spiegarcelo bene, cioè quindi quali sono i vari passaggi o le varie cose che si possono fare in una carrozzeria, che non è semplicemente tipo, so, cambiare i pezzi rotti dopo che si è fatto un incidente, ma segui, come dicevi, anche vari altri aspetti. Ma allora, principalmente il lavoro, vabbè, ovviamente carrozzeria, riparazione veicoli, come dicevamo, tagliandi, freni, ammortizzatori, diciamo la piccola meccanica, dove però se c'è una macchina che ha bisogno di fare la frizione o la distribuzione o fare le gomme, comunque diamo il servizio anche di quello, quindi la sostanza è lavorare nel miglior modo possibile per te, perdendo meno tempo possibile. Quindi porti la macchina per un tamponamento, deve fare, non so, la frizione, e gli facciamo anche quella, seguiamo anche quel lavoro lì. Quindi il lavoro tecnico è questo. Ho provato anche io a carteggiare una macchina, mi sono e messa. Ti ho vista nei video, ti ho vista. Sì, anzi, se volete vederla, andate sui social di Carrozzeria Fiume, che la vedete proprio all'opera. Sì, perché servivano tecnicamente proprio manualmente due mani in più. E quindi ho detto, vabbè, perché no? Nel senso, si può sempre imparare. Ecco, quindi. Però ovviamente il mio lavoro è di là in ufficio, quindi la gestione del sinistro, appunto, il creare la rete con il perito, l'assicuratore, il liquidatore, cioè creare tutto questa gestione della pratica in modo tale che il cliente non ha problemi, perché l'obiettivo è quello. E in più, come dicevo prima, l'assistenza sulle polizze, quindi la lettura della polizza stessa al cliente in modo tale che sa quello che paga, quello, i servizi che ci sono dentro, le garanzie, le franchigie e le condizioni particolari, perché poi ci sono anche delle condizioni per i quali praticamente pseudo consigliano, non sai, consigliano le assicurazioni di andare nelle carrozzerie convenzionate, che ci sono anche loro. Noi siamo convenzionati col cliente, quindi la differenza è quella, e comunque possiamo intervenire comunque su tutto e non ci sono mai sorprese, perché se c'è qualche cosa da sistemare lo si sistema prima che la macchina entri. E niente, quindi l'obiettivo rimane quello: quando si entra a Carrozzeria Fiume si ha un servizio. Ho sentito troppo la frase 360 gradi, non mi piace quasi più. Troppo. È un servizio personalizzato anche quella, sì. Perché ormai le frasi sono quelle, però c'è una completa fiducia in tutto e questo mi rende contenta e tutti i giorni che apro sono felicissima. Anche perché Carrozzeria Fiume, tu ci lavori da quasi 20 anni, però è una realtà storica su Brescia. Cioè 47 anni ad oggi, dal 1975. Sono tantissimi, l'aveva fondata il tuo papà. Esatto. E adesso stai portando avanti tu il lavoro che lui aveva, esatto, ben sì, iniziato. Sì, 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 no, è tantissimi anni e sono, glielo devo,
Cioè, glielo devo per forza. Quindi è stata la punta di diamante e sarà sempre di più la punta di diamante, secondo me. Puntiamo al diamante stavolta. Brava. Beh, bisogna puntare in alto per raggiungere, sì, i propri sogni, lo dicevamo prima. Sì, e quindi io ti auguro di continuare, grazie, su questa strada. È stato davvero bello chiacchierare con te, Barbara. Grazie a tutti. E grazie a tutti di averci ascoltato. Grazie e un abbraccio.